Ecco, buonasera a tutti. Cominciamo questa sera la novena di preparazione alla Pentecoste, l'effusione dello Spirito, che quest'anno deve tornare ad essere, a verificarsi in noi in maniera ancora più forte di quella del passato. E cominceremo con una breve riflessione sulle promesse di Gesù date durante l'ultima cena e poi passiamo alla parte concreta della invocazione dello Spirito nella preghiera. Poi cominciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, Signore, ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito nei nostri cuori perché possiamo davvero essere rinnovati e sperimentare la presenza che tu ci hai lasciato dopo la tua ascensione al cielo. Amen. Ecco, allora, la breve riflessione la faremo sulle promesse presenti nell'ultimo discorso di Gesù ai suoi discepoli durante l'ultima cena. E la prima è questa qui di stasera. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di vera verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché gli rimane presso di voi e sarà in voi. Allora, Gesù Cristo, grande che bella realtà dei discepoli, c'erano sempre con lui, noi non abbiamo avuto mai questa grazia, questa possibilità, ma una volta che la storia umana di Gesù finisce, cioè deve essere crocifisso e poi va al cielo, i discepoli anche loro non lo faranno più come neanche noi l'abbiamo mai visto. Però Gesù promette ai suoi discepoli di dare loro un'altra presenza al loro fianco, non più quella di Gesù in carne ed ossa, ma quella dello Spirito. E qui comincia il grande capitolo dello Spirito Santo per quanto riguarda i credenti. Allora, lo Spirito Santo da Gesù Cristo è innanzitutto chiamato Santo per distinguerlo dallo Spirito del male. I discepoli di Gesù Cristo avevano visto tante volte Gesù combattere col diavolo, hanno visto tante volte quello che era capace di fare il diavolo nei posseduti e in loro attraverso i peccati, e quindi sapevano che Gesù Cristo lavorava nel senso contrario, e quindi lo spirito di Gesù Cristo non è lo spirito del male, non è lo spirito della menzogna, ma è lo spirito della verità, è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è chiamato Gesù Cristo anche come Paraclito, un'antica parola greca che significa colui che sta accanto. E per specificare ancora meglio, essere più concreti, lo Spirito Santo è la presenza. Gesù non era più presente con i suoi discepoli, salirà al cielo, siederà alla destra del Padre. In questo mondo Gesù manda lo Spirito come presenza. La presenza dello Spirito è la presenza di un'altra realtà che non appartiene al mondo della carne. I sensi del corpo falliscono con lo Spirito Santo, gli occhi non lo vedono, il naso non lo può odorare, le mani non lo possono toccare, l'udito non lo può sentire, eppure lui è presente. E la presenza dello Spirito si percepisce e molto bene. Allora, dice Gesù, dice, ecco la presenza. Questa presenza è così vera, è così forte, che prendiamo un caso estremo, i primi grandi eremiti potevano vivere giorni, mesi, anni, decenni in solitudine, senza mai andare fuori di testa e impazzire, perché semplicemente non si sentivano mai soli. La presenza di Dio era tutti i giorni con loro. Il famoso eremita, un padre del oppure perlomeno il più conosciuto eremita della storia, Sant'Antonio Abate, egiziano, nativo di Alessandria d'Egitto. Lui è stato circa 70 anni nel deserto abitando in una grotta, eppure non solo non è diventato pazzo, è stato un grande santo, grandissimo nello spirito di preghiera, nella lotta contro lo spirito del male, nei miracoli e nelle grazie fatte alle persone in vita e dopo morto che sono rivolti alla sua intercessione. Ecco allora come lo Spirito Santo si fa presente, ci dà la presenza di Dio nella nostra vita.
E noi possiamo testimoniare questa cosa, che ogni volta che in preghiera lo invochiamo, subito percepiamo la sua presenza. Poi lo Spirito Santo fa anche da presenza nel senso di terza persona, quello che quando ci sono due contendenti fa da testimone e garantisce qual è la verità. La grande realtà tra noi e Gesù Cristo, per esempio, è la battaglia tra la fede e l'incredulità. È vero o non è vero che l'amore è la cosa unica per tutti? È vero che non è vero che Gesù Cristo è risorto? È vero che non è vero? Qual è la verità di queste cose? Lo Spirito Santo fa da terzo tra noi e Gesù Cristo e ci certifica la verità, ci testimonia ciò che è vero, ci testimonia ciò che è falso. Bene, però questa sera non c'è una catechesi per questa prima parte per quanto riguarda lo Spirito di Dio, entriamo subito in preghiera ad invocarlo. La prima cosa che faremo, in maniera semplice, visibile a tutti, lo invocheremo attraverso le litanie allo Spirito Santo. Cominciamo. Insieme con fede, Signore, voi mettete la parte in eretto. Signore, Cristo, abbi misericordia Signore, di noi. Padre Tuttopotenza, Abbi misericordia Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo. Salvaci. Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite. Santificaci. Santissima Trinità, unico Dio. Ascoltaci. Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio. Vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio. Vieni nei nostri cuori. Spirito promessa del Dio Padre. Vieni nei nostri cuori. Raggio di luce del cielo. Vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, Vieni nei nostri cuori. sorgente di acqua viva, Vieni nei nostri cuori. fuoco consumatore, Vieni nei nostri cuori. unzione spirituale, Vieni nei nostri cuori. spirito di amore e di verità, Abbi pietà di noi. spirito di sapienza e di scienza, Abbi pietà di noi. spirito di consiglio e di fortezza, Abbi pietà di noi. spirito di intelletto e di pietà, Abbi pietà di noi. spirito di grazia e di preghiera, Abbi pietà di noi. spirito di pace e di mitezza, Abbi pietà di noi. spirito di modestia e di innocenza, Abbi pietà di noi. spirito confortatore, Abbi pietà di noi. spirito santificatore, Abbi pietà di noi. spirito che governi la Chiesa, Abbi pietà di noi. dono di Dio Altissimo, Abbi pietà di noi. Spirito che riempi l'universo, Abbi pietà di noi. Spirito di adorazione dei figli di Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo, Ispira a noi l'orrore dei Spirito peccati. Santo, Vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, Irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, Imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, Inviamaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, Riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, Insegnaci a Spirito Santo, Illuminaci con le tue ispirazioni Spirito Santo, Conduci noi nella via della Spirito Santo, Padre, conosciamo l'unica cosa necessaria. Spirito Santo, Ispira a noi la pratica del bene. Spirito Santo, Concedi a noi il merito di tutte le virtù. Spirito Santo, Facci perseveranti nella vita.
Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, manda a noi il tuo Spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo Spirito di sapienza e verità. Vieni, o Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rimuoverai la faccia della terra. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Insieme nel canto invochiamo lo Spirito di Dio. Spirito di Dio, scendi su di noi. Yeah.